Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere la mia hair care routine aggiornata. Come prima cosa pettino i capelli con questa spazzolina che ho comprato qualche mese fa da Eurospin, che è una Simil Tangle Teaser con cui mi trovo molto bene perché scioglie i nodi ed è abbastanza morbida, non spezza i capelli, neanche i miei che sono molto lisci e fini. A questo punto inumidisco solo le punte dei capelli con dell'acqua per fare un impacco pre-shampoo. Lo realizzo con l'olio corpo idratante al cacao di Nakomi, con cui mi sto trovando molto bene, non solo appunto per idratare il corpo, ma anche per i capelli, soprattutto perché non li unge e li lascia molto molto profumati. Passo a questo punto allo shampoo e utilizzo questo di Botea con cui mi sto trovando molto bene ed in seguito suolo sulle punte del balsamo pH Bio che ho preso da Lidl. Uscita dalla doccia metto questa specie di asciugamano per capelli che ho preso da Decathlon ed evita di far venire i capelli crespi e mi aiuta moltissimo nell'asciugatura. Aspetto di solito 10 minuti e in questo tempo un po' su Instagram, rispondo ai vostri commenti, guardo un po' YouTube e messaggio con i miei amici su WhatsApp. Passati 10 minuti tolgo l'asciugamano ed inizio a pettinare i miei capelli ancora bagnati con la Tangle Teaser, con cui mi sto trovando molto bene perché insieme a quella di Eurospin che vi ho fatto vedere prima è la mia spazzola preferita che, devo dirvi la verità, mi ha cambiato la vita. Nonostante i capelli sono bagnati, riesce a sciogliere i nodi e non li fa spezzare. Proseguo con l'asciugare i capelli, naturalmente con il mio phono Philips, un phono con cui mi sono trovata molto bene. Metto il beccuccio per cominciare a dare la piega ai miei capelli e appunto asciugo i capelli dall'alto verso il basso. A capelli asciutti procedo ancora con la Tangle Teaser per eliminare bene tutti i nodi. A questo punto vado ad effettuare lo styling con la mia piastra GHD e anche questa, come la Tangle Teaser, mi ha cambiato lo styling. Leggo la prima parte dei capelli con un mollettone ed inizio a piastrare la parte inferiore, prendendo ciocca per ciocca e stirando per bene. Devo dirvi che con la mia nuova GHD mi sto trovando molto bene perché posso utilizzarla uno, massimo 2 volte a settimana e i capelli rimangono in piega nonostante siano passati vari giorni. Non rovina i capelli. Sciolgo quindi la parte superiore, inizio anche a piastrare la frangia e appunto il resto dei capelli mancanti, mandandoli verso la parte posteriore e lasciandoli quindi anche abbastanza voluminosi per evitare di dare l'effetto troppo liscio. Questa è la mia hair care aggiornata. Naturalmente lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuta e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione. Ciao.